Caminetti, bentornati in un nuovo video. Spero ovviamente di essere a fuoco, perché sto avendo più problemi del solito con la messa a fuoco della videocamera. Quindi nel caso in questo momento io non dovessi essere totalmente messa a fuoco, perdonatemi. Ma ci tenevo tantissimo a fare questo video perché in passato vi ho sempre parlato un sacco di volte delle nuove paste modellabili che magari uscivano in commercio e che man mano prendevano sempre più piede nel mondo creativo, perlomeno in quello italiano, perché quello poi che vivo un pochino di più. Così ho deciso di fare la stessa identica cosa anche questa volta, perché proprio come successe qualche anno fa, non so se vi ricordate quando parlammo dell'Artifact, che era una super nuova mega pasta, se non mi sbaglio era russa, che al momento però in Italia, io poi non ho ben capito la vicenda, ma dovrebbe non essere più commerciabile in Italia per, credo, dei componenti all'interno della pasta che non erano compatibili con le norme dell'Unione Europea o qualcosa del genere, anche se alcuni panetti adesso sono di nuovo in vendita, quindi non ho ben capito se hanno poi cambiato la formulazione, quindi stanno cercando di rimetterle in commercio, perché i miei colori preferiti non li trovo ancora, ma qualche altro colore lo si trova, tant'è che dalle bimbi per esempio potete ancora acquistare qualche colore. Ma oggi invece in questo video voglio parlarvi di un'altra pasta modellabile che nell'ultimo periodo sta davvero, diciamo, spopolando, alla sua discreta fama nel mondo creativo. Ho avuto piacevolmente modo di scoprire che anche gli artisti stranieri stanno, diciamo, prendendoci la mano con questa pasta. E si parla di una pasta che tra l'altro conosciamo tutti, ma l'avrete anche già letto dal titolo, perché parliamo del Cernit, in particolare la nuova gamma di colori che la Cernit ha fatto uscire poi da pochissimo tempo, ovvero la Cernit Metalli. Prima di farvi vedere poi la gamma di colori di quelli che ho acquistato e farvi vedere quindi come si presenta la pasta da cotta su sfoglia o su un pezzettino, diciamo, un po' più doppio, voglio farvi vedere appunto come sono i panetti. Davvero davvero una buonissima pasta. Ovviamente il Cernit lo conosciamo bene o male tutti, tant'è che il loro pacchetto poi alla fin fine non è mai cambiato, è uguale, identico a quello del normale Cernit, colori normalissimi, e difatti è molto facile anche da riconoscerlo proprio come Cernit vero e proprio. In particolare io adesso ho già una discreta gamma di colori di Cernit, perché avevo provato prima due panetti e mi ci sono trovata benissimo, sia per quanto riguarda la cottura che per quanto riguarda l'effetto finale che poi viene via dalla pasta una volta cotta. Mi è piaciuto davvero tantissimo, e in generale, essendo poi una grande novità ovviamente del momento, perché quando si parla di nuove paste sul commercio è sempre molto molto più bello e sono sempre molto molto più sentite come novità rispetto a quello che può essere un pigmento, quello che può essere magari un glitter o uno stampo. Diciamo che la pasta polimerica esce così tanto di rado nuova che quando c'è una novità su paste polimeriche tutti ci mettiamo lì, tipo oh, dobbiamo provarlo tutti, ed è una cosa bellissima, perché puoi effettivamente avere dei prodotti che ti danno la possibilità di creare nuove infinite tonalità di colore sulle proprie creazioni, è sempre qualcosa di molto molto bello. E Cernit quest'anno, a mio personale parere, ha dato vita a qualcosa che è ancora più bello, perché credo si siano soffermati molto sul fatto che quest'anno, perché poi non è stato soltanto il mondo creativo italiano ma un po' comunque, diciamo, tutto il mondo creativo delle paste polimeriche, ha amato tanto 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 l'utilizzo dei pigmenti sulle paste polimeriche di base normale, e quindi secondo me, soffermandosi su questa cosa, hanno cercato di realizzare delle paste polimeriche che avessero una sorta di pigmento all'interno, tant'è che Cernit Metallic poi è di base metallica ma all'interno ha proprio una forte componente pigmentata. Infatti noterete poi dalle prove che vi farò vedere, o noterete voi stessi maneggiando la pasta, che più la maneggiate più il colore si intensifica, perché la componente pigmentata al suo interno tenderà a mischiarsi sempre sempre meglio. Se invece prendete un panetto, ne tagliate un pezzetto e lo mescolate un po' meno, noterete tutte queste striature di pigmento e colore che vi renderanno la pasta quasi cangiante, e sono veramente molto 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 belle. Diciamo che è bello anche, diciamo che questo Cernit è molto bello anche perché si giostra sotto questo punto di vista. Trovo che sia davvero davvero molto bello e si possono realizzare un'infinità di cose poi con la gamma di colori. Colore che vi mostro di Cernit Metallic è questo qui. Questo qui è il Cernit color champagne ed è veramente super super bello, a me piace davvero tanto. Questo appunto, come vi ho detto poco fa, è il Cernit color champagne, si presenta in questo modo, questo è il panetto, e come vedete già direttamente dalla pasta si presenta come colore molto meno metallizzato,
almeno a mio personale parere, trovo che sia molto molto meno metallizzato degli altri e un colore più biscotto, però comunque sia, diciamo che è molto bello. Una volta cotto invece il colore diventa molto molto più visibile rispetto che da panetto crudo, perlomeno si vede che è metallizzato, quindi ha del pigmento all'interno e presenta, come tutti gli altri colori, delle striature nel caso in cui non si vada ad amalgamare del tutto la pasta. Una cosa che ci tengo a dirvi è che il Cerat Metallic non è assolutamente flessibile. Nel mio caso, io adesso non vado a farlo molto forte, però un po' si piega, ok? Però sicuramente se è piegato troppo questo andrà a spezzarsi. Ora non so quando inizierà a spezzarsi, ma sicuramente lo farà. Quindi consiglio sempre comunque di mischiarlo con un piccolo quantitativo di fimo traslucente per renderlo elastico al 100%. Quindi questa è la sfoglia del color champagne. Ho abbassato anche un po' la luminosità così riuscite a vedere meglio il colore. Questo è il color champagne, che è davvero molto molto bello. E questa è invece un pezzettino, una sezione di pasta un po' più doppia. Passiamo adesso ad uno dei miei best of di questa collezione Cerat Metallic, che mi sta piacendo veramente veramente tantissimo, perché si tratta di un azzurro, che è comunque un colore che io utilizzo davvero tanto. Poi ovviamente cerco di fare anche varie graduazioni con lo stesso colore mischiato ad altri colori, ma in generale nelle migrazioni, fate conto per esempio nelle sirene, l'azzurro è un colore che ci sta davvero davvero tanto, che realizzo e tendo ad utilizzare veramente tantissimo. Ecco qua invece l'azzurro, o meglio oro turchese, che mi piace veramente veramente tantissimo. Questo già da crudo fa vedere veramente tutta la sua bellezza. Guardate quanto è bello, guardate quanto è bella la versione cangiante dei pigmenti utilizzati all'interno, perché sembra un po' più scuro, poi sembra un po' più chiaro in base a dove batte la luce. A cotto il colore è ancora più bello, e ci tengo a precisare che i colori una volta cotti fanno proprio notare ancora di più l'effetto metallizzato. In questo caso questa è la sfoglia, come vedete queste sono le varie striature che ci tengo a farvi notare, quindi se non amalgamate del tutto il colore creerete delle striature di colore tra il più scuro e il più chiaro. Ed è sempre molto 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 bello. Questo invece è il pezzettino di pasta. Guardate che bello qui la graduazione di colore, che sembra più scuro e più chiaro. Un altro colore che vi faccio vedere invece adesso è che davvero volevo tantissimo di tutta la gamma, lo volevo veramente tanto 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 tanto, perché trovo che sia un colore veramente molto utile nella creazione di diverse tipologie di cose, soprattutto se volete realizzare qualcosa a tema natura o qualcosa steampunk o comunque cose metallizzate di base bronzata. E appunto questo, che per l'appunto è il colore bronzo, come vi ho detto è tra i miei preferiti in assoluto. La pasta si presenta quasi marroncina, ma guardate quante infinite tonalità di luce e colori fa questo bronzo. È davvero bellissimo, davvero tanto 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 bello e molto brillante. Da cotto è inutile dirvi che lo amo, immaginate quanti effetti in legno bellissimi potete realizzare con questo bronzo se non amalgamate per bene la pasta, perché guardate questa sfoglia, non amalgamando per bene la parte con più pigmento è rimasta più chiara, e guardate quella con più pasta invece come scura, lascia proprio queste venature più scure poi più chiare. Insomma è un effetto legno da dio, c'è da dire che è perfetta per l'effetto legno, tant'è che io stessa vorrei realizzarci assolutamente qualcosa con le varie venature del legno, deve essere perfetta. Guardate invece su questo pezzettino di pasta quanto ancora si vedono le varie venature di colore, e guardate, ditemi se non sembra davvero un pezzettino di legno, sembra una di quei, non so come si chiamano, avete presente qui i pomelli, forse non delle porte ma dei cassetti, delle cassettiere antiche in legno, ecco, sembra veramente un effetto legno brillante. Secondo me se la contente tantissimo, per me personale gusto, con l'azzurro, perché è veramente bello e è proprio bronzo, sembra di avere tra le mani non un panetto di pasta ma un barattolino di pigmento bronzo per la resina, per intenderci. È veramente super super bello, mi piace tantissimo e credo che l'effetto poi da cotto è ancora più bello del panetto visto così, ma è una cosa che ho riscontrato quasi in tutti i panetti da fuori, visti da fuori la pasta cruda, insomma è bellissima, ma una volta cotta tira fuori ancora di più questa lucentezza di vari pigmenti e crea degli effetti di luce veramente veramente belli. E io spero che Cerat ascolti le mie preghiere e inizi a creare tipo una gamma di pasta più chameleon, quindi qualcosa di più cangiante. Poi un'altra paletta che vi faccio vedere, calcolate che tra l'uno e l'altro ci sono altri colori che io per esempio non ho acquistato, come ad esempio il bronzo antico, non mi piaceva molto perché ho visto il video di una ragazza straniera, magari cercateli anche voi se volete proprio avere una visione completa di tutta la palette, che
li faceva vedere appunto una volta cotti ed era molto molto simile a questo colore qui, quindi il bronzo antico trovo che sia troppo simile a questo che invece è l'oro antico, e ho preso l'oro antico perché l'oro mi piace da morire e ci tenevo ad avere una tonalità di pasta metallizzata oro, perché sì, l'oro metallizzato forse si trova anche di altre marche, per esempio c'è della Fimo, ma credo che questa sia sicuramente una dei più metallizzati, quindi di conseguenza la pasta che dà molto di più l'effetto metallizzato. Oro antico, che è stata secondo me la tonalità di oro che preferivo. Forse dal video adesso sembra quasi tendente al verde, ma vi assicuro che è molto molto oro ed è veramente bellissimo, trovo che sia un oro molto bello. La mia tonalità di ora comunque preferita è sempre stata l'oro antico. Qui abbiamo la sfoglia, guardate quanto è luminoso questo colore, veramente molto 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 bello. Stessa cosa ovviamente di graduazione di colore se lo amalgamate poco o di più. Qui si può vedere un po' meglio. Come vedete comunque la pasta sottostante al pigmento risulta essere molto più scura, quindi di conseguenza vi dà queste venature di colore ed è bellissimo. Anche qui vi parlo di uno dei colori che mi piace un sacco, so che sono ripetitiva, sicuramente lo sono, ma davvero questa collezione di cerni mi è piaciuta davvero così tanto da faccio addirittura un video, e so che apprezzerete perché tante mi state chiedendo e mi state scrivendo man mano che lo vedete come mi sto trovando, quali colori ho acquistato. So che sono tante le vostre domande su questa pasta e cerco e spero con questo video di riuscire a soddisfare in maggior modo tutte le vostre curiosità al riguardo per quanto posso, e questo è stato proprio un altro dei colori che io volevo tantissimo e che ho acquistato se non mi sbaglio proprio a Miniature Italia, ed è bellissimo. Questo è il verde, in particolare si chiama oro verde ed è veramente fantastico. Io questo vi consiglio assolutamente di prendervelo, a prescindere dalla tipologia di creazioni che voi realizzate, vi consiglio di prendere il verde perché ha una tonalità veramente molto forte, la pigmentazione all'interno è molto forte, molto bella, ed è un verde veramente lontano da qualsiasi altra tipologia di verde che abbiamo mai utilizzato. Ve lo consiglio, guardate quanto è bello questo oro verde, è veramente troppo bello, c'è poco da dire a riguardo perché trovo sia uno dei colori più belli in assoluto delle paste modellabili che ho provato fino ad oggi, e non vi parlo solo di Cernit ma proprio paste modellabili in generale. Questa è la sfoglia, bellissima, guardate qui la cangiante quanto è bello, mamma mia, mi fa emozionare per quanto è bella, veramente adoro questo verde. E anche qui un pezzettino di pasta un po' più doppia per farvi vedere tutto il colore, e bellissimo, veramente bellissimo, mi avete già visto poi utilizzarlo in vari effetti. Ovviamente nella mia mega collezione non poteva mancare il rosa dei Cernit Metallic, che poi tra l'altro è stato il primo insieme all'arancione che ho acquistato sul sito, quindi i primi che ho provato, e difatti questo rosa anche mi è piaciuto davvero tanto, anche se trovo che sia un po' troppo tenue, nel senso che da cotto è molto più forte che dal panetto, secondo me il colore viene un po' più fuori, comunque vedrete fra poco nella clip, ma trovo anche che potevano realizzare un rosa più rosa. Infatti se notate questo non so come definirlo, è un rosa pesca, neanche, è quasi un rosa salmone. Sì, diciamo che il salmone tende un po' più all'arancio, però non so se avete, ecco, salmone affumicato, perché non salmone fresco, ma cioè ragazzi mi sta venendo in mente il sushi in questo momento per capire quale tipo di salmone, non lo so, ma diciamo così. L'oro rosa, ma secondo me potevano fare di meglio con l'oro rosa, perché come vedete è un rosa molto carino ma molto tenue e molto meno pigmentato se visto per così da crudo, mentre adesso vi faccio vedere le prove. Guardate qui l'enorme differenza tra il panetto crudo e la pasta una volta cotta, vedete quanto è molto più pigmentata e più metallizzata adesso, tanto che da cotta mi piace molto molto di più, però ecco, questo è un punto a sfavore tra virgolette. Questo invece è il pezzettino di pasta un po' più doppio, guardate che bello. Si possono creare un'infinità di cose con questi colori, davvero tante. Stessa cosa per questo panetto, che è invece il color ruggine, quindi davvero super bello anche l'effetto, che poi io definisco più arancio più che ruggine, anche se effettivamente il colore è color ruggine. Io questo qui anche l'ho acquistato online, quindi già lo sto provando da un mesetto, un paio di mesi buoni ormai, e mi ci sono trovata davvero benissimo, è veramente l'arancio perfetto. Avete presente quando volete realizzare quelle creazioni dai capelli arancioni e avete bisogno di quella tonalità d'arancio, non sia l'arancione mandarino, ma che sia quell'arancione
Non lo so, no, non so come spiegarvi, ma avete presente proprio quell'arancio che vi dà il senso di autunno? Ecco, questo color ruggine è veramente perfetto, perché poi ha una particolarità all'interno, che poi è la stessa particolarità dei colori più scuri, ho notato. Il sottotono della pasta, quindi al di là del pigmento, il sottotono della pasta un po' più rossastro, più color mattone, e il pigmento poi in sé va a schiarire la pasta con vari giochi di luce tra l'oro e il ruggine, e il mix della pasta che si crea, quindi ovviamente quando voi utilizzate la pasta, è qualcosa di veramente bellissimo. Sì, l'arancione perfetto, guardate che meraviglia. E questo è in realtà il color ruggine. Questa è la sfoglia del color ruggine. Ditemi se non è perfetto per fare i capelli rossi, alle nostre creazioni dai capelli rossi. Perfetto, è veramente il mio arancione perfetto anche per gli ali della farfalla monarca. Davvero mi piace da morire. Guardate anche quanto è cangiante. Mamma mia, io sogno nella mia vita che qualcuno faccia le paste polimeriche con i pigmenti tipo i Mermaid, il Dark Force, queste cose qua. Comunque questo è un altro super bello. L'ultimo colore che vi faccio vedere oggi invece è il rame, altro colore che mi piace da morire, proprio sia da aperto e sia da cotto, mi piace veramente da impazzire, non so definirvelo, mi piace veramente tanto, tanto che sto pensando ad una serie di creazioni in cui poter realizzare, proprio utilizzare il metallizzato, ecco, non lo so, mi sta piacendo veramente così tanto, e in particolare il rame è davvero molto molto intenso e mi piace veramente veramente tanto, anche qui come vedete tende quasi all'arancio rosso. Sastro, ma qui dalla clip che vedrete fra poco noterete che il colore poi è lievemente diverso e diventa molto più scuro dell'arancio. E ecco qua, sì, ha preso un po' i glitterini della base, scusatemi, però ecco, questo è il colore, vedete, molto rossastro ed è bellissimo. Questo, vi ripeto, è uno di quelli che si contende i miei tre preferiti, sono veramente fantastici, fantastici. E anche lui, una volta cotto, mi dà delle enormi soddisfazioni. Questa è la sfoglia, perdonatemi se qualche sfoglia è molto piccola, ma essendo panetti nuovi volevo evitare di sprecarne troppo, anche se comunque questi tester me li tengo poi conservati. Guardate quanto è bello, ditemi se non è la fine del mondo, immaginatevi delle sfumature tra questi, il bronzo e il ruggine, devono essere fantastici. Comunque è bellissimo, veramente, è un rossastro, guardate questa tonalità, guardate quanto cambia, è bellissima, è veramente bellissima, adoro. E invece qui la pallina di colore, anche qui mi è venuta un po' piccola, è questa qui, scusate, c'è anche un'impronta su, però vabbè, era solo una prova, ed è veramente, veramente bellissima. E quindi, ninette, questo è stato quanto. Io spero tantissimo che il video vi sia piaciuto, lo spero perché questa pasta mi piace veramente, veramente tanto. Ci tenevo tantissimo a parlarvene perché davvero mi ha preso così tanto che ho detto no, devo per forza parlarvene e farvi sapere cosa ne penso io. Poi vi ripeto, in tantissimi quando capita che faccio una foto dietro si vede il Cernit metallico o una stories, mi state proprio chiedendo come mi ci trovo, com'è quella pasta, se è troppo morbida, se è troppo dura. E anche sotto questo punto di vista ci tengo a dirvi che il troppo morbido o troppo dura tende tanto a cambiare in base alla temperatura del posto in cui vivete e di quando vi arriva il pacco, nel senso, vi faccio un esempio. A Miniature Italia, quando ho acquistato dei panetti in fiera dove c'erano i riscaldamenti nell'aria ed era molto molto caldo, i panetti, quando toccavi il panetto, risultavano veramente molto molto morbidi. Però quelli che per esempio mi sono arrivati oggi per posta, visto che comunque fa freddo e immagino che nel camion del corriere non è che ci sia il riscaldamento, appunto, il panetto risulta essere un po' più duro, ma comunque sia una consistenza a mio personale parere ottima, perché si lavora benissimo, non crea crepe, cosa molto molto facile da trovare nei panetti che hanno all'interno pigmenti o glitterini e cose del genere. Molto spesso creano monis, crepe, perché la pasta proprio non si amalgama per bene. Invece questa volta abbiamo una pasta che a mio personale parere, per quello che è assolutamente perfetta, si presta in modo assolutamente ottimo e perfetto. E quindi niente, io spero di aver soddisfatto un po' tutte le vostre domande e curiosità su questa fantastica nuova pasta. Mi raccomando, provatela anche voi, e se già la usate, se già l'avete provata, fatemi sapere qui sotto con un commentino come vi siete trovati, quali sono i colori che voi avete provato, quali magari vi sono piaciuti di più, se avete anche delle review vostre da poter fare, fatele nei commenti, in modo che se avete dei punti su cui parlare almeno possiamo parlarne tutti insieme nei commenti. E quindi io adesso vi mando un bacione gigantesco, torno al lavoro e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!